Un applauso da Gambazzo! Ciao! Salute. Ciao! Un caro augurio di buon anno da tutti noi di Telemolise per questo 2016, salutato in tutta la regione in una notte trascorsa senza. Incidenti all'insegna del divertimento. Ma cominciamo subito questa edizione del primo gennaio del 2016 eh, raccontandovi come è trascorsa la notte di San Silvestro a Campobasso. Lo facciamo insieme a Tonino Danese. Un applauso alla Campobasso! Il 2016 è arrivato a Campobasso è stato salutato in un clima di festa con la musica e con la gente che è scesa in piazza per il brindisi davanti al municipio dopo la mezzanotte dopo il cenone offerte dall'amministrazione anche le beneauguranti lenticchie di questi tempi bene accette lo scambio degli auguri sul corso sotto la luce delle luminarie molto belle e apprezzate Piazzetta Palombo gremita per le maitunate e per la musica della tradizione a cura di Mario Mastropaolo e Antonio

Per i più giovani, classica puntata in discoteca. Le forze dell'ordine hanno assicurato i controlli secondo i piani predisposti da segnalare un incidente a Campobasso, una macchina è uscita di strada, intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Per un uomo di 42 anni, solo contusioni, è stato portato al cardarelli. Tutti si augurano un 2016 migliore, un anno che segni la svolta e che porti quella serenità auspicata. Anche l'arcivescovo Bregantini ha voluto fare gli auguri così. Voglio dirvi soprattutto auguri, sia veramente vero per voi quello che ha detto il Papa, vinci l'indifferenza, conquista la pace, non ci sia in casa chi chiude gli occhi agli altri, chi se ne frega degli altri, ma ci sia la capacità di abbracciarsi, di sostenersi, di capirsi, di avere uno sguardo di misericordia, avere come dice la preghiera occhi di misericordia. Grazie, buon anno. A Termoli è arrivato il primo bambino dell'anno, è nato 15 minuti dopo la mezzanotte, poi in città e la festa è proseguita naturalmente in piazza. E questa mattina, come la tradizione, ormai da qualche anno vuole, in moltissimi si sono trovati sulla spiaggia per il tuffo in mare, benaugurante. Ci racconta tutto Manuela Iorio. Capodanno all'insegna della musica Revival in piazza Termoli. Anche quest'anno l'organizzazione dell'evento è stata un successo. Un invito accolto da tanti Termolesi che dopo la mezzanotte si sono riversati lungo le vie del centro. Tra brindisi, trenini e balli le ore della notte più lunga dell'anno sono volate. Ore intense di felicità anche per Sara, una giovane mamma che ha dato alla luce al Santimoteo suo figlio Aldo, primo nato del Molise, venuto al mondo 15 minuti dopo la mezzanotte. Il travaglio è stato un po' duro, però per fortuna sono stata seguita da, da un personale veramente molto gentile, professionale. Le ostetriche che mi hanno seguito sono state veramente tutte, dalla prima all'ultima, bravissime, anche di più. Il medico anche che mi ha seguito in gravidanza era presente e sono molto molto soddisfatta del, del personale. Cosa ti senti di augurare? Beh, per me è iniziato un 2016 alla grande, spero che sia così per tutti, un buon anno per tutti. Loro invece sono Natane e Pierluigi, due splendidi gemellini, gli ultimi nati del 2015 al Sant'Imotio, ma non sono due neonati qualunque perché grazie a loro il reparto di ginecologia e ostetricia del Sant'Imotio ha superato in extremis le 500 nascite annue necessarie per la sopravvivenza delle unità e imposte dai nuovi parametri del decreto Balduzzi. Con loro si è saliti a 501 parti, una gioia infinita per i genitori di Ururi, ma anche per il personale del nido e della ginecologia messo a dura prova negli ultimi mesi e sempre a Termoli non poteva mancare il tuffo in mare del primo gennaio, una tradizione che ormai ha preso piede tra giovani e meno giovani che non si perdono l'appuntamento nonostante le basse temperature. Sensazione unica, tanti auguri a tutti, veramente di cuore! Tanti auguri a tutti! Cominciamo una Troppo fredda? Freddissima, ghiacciata, però bello, 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 bello veramente! Bella. Anche se è fredda, ma bella. Comunque l'anno scorso era più fredda, le terme, su terme, su terme. È stata difficile tuffarsi. No, no. meglio dell'altro anno scorso. Scusa, ma mi manca proprio il respiro perché è gelida l'acqua, ma come ogni anno è veramente stupendo. Auguri, buon anno! Moglie e marito! Oh, sì. Ciao! Ciao, grazie, ciao. buon anno a tutti! Ciao, 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 ciao. scusate, Fabri. il tuffo invece in fiume per il 38° anno di Gaetano di Carlo saluta l'arrivo del nuovo anno nella provincia di Isernia, anche in città al veneziale è arrivata una bambina nata eh, poco prima dell'una stanotte, il servizio in questo eh, caso è di Enzo di Gaetano. È una bella bambina, Ambra Cardarelli, figlia di una coppia isernina. La prima nata del 2016 in provincia di Isernia. Ha visto la luce a luna in punto nel reparto di ostetricia del Veneziale. Intanto, qualche ora più tardi, ha salutato il 2016 con il suo tradizionale tuffo nel Volturno Gaetano Di Carlo di Fornelli, arrivato alla 38 edizione. Un evento che per il Capodanno Molisano è diventato una costante che attira sulle rive del Volturno, il primo a mattina, numerosi spettatori, tra gli altri presenti quest'anno anche i cavalieri di Fornelli e l'associazione Vandra. Di Carlo ha sottolineato ancora una volta il significato e il messaggio che vuole lanciare ogni anno in difesa della natura. Quest'anno vedo che molti, ci stanno molti amici, vuol dire che la natura comincia a interessare di più a molta gente, perché viviamo in un mondo, si deve fare prima del danno per capire e poi dobbiamo rimediare. Possibilmente è meglio non fare danno. Mi trovo a mio agio sulle montagne e nei, nei fiumi. E la natura è fondamentale. È la nostra madre, la dobbiamo rispettare. Per San Silvestro e Capodanno, da segnalare anche la simpatica iniziativa di Peppino Viscovo, che ha offerto un aperitivo a tutti i residenti del centro storico con la musica di un organetto. Un'iniziativa la sua che tende a rivalutare e difendere la parte più antica della città. Se il centro storico di Sernia vive anche grazie a imprenditori come Giuseppe Viscovo che hanno il coraggio di stare qui e lavorare qui. Viscovo saluta il nuovo anno con un brindisi gratuito offerto a tutti i clienti. Ai cittadini del centro storico, perché questa bella iniziativa? Indubbiamente, io dico sempre che i centri storici vanno attivati da persone attive. Io vendo direttamente al pubblico, il mio pubblico mi dà, io li devo dare. La vita è un tu d'essi, io ti do che tu mi dai. Ho invitato questa gente perché la fine dell'anno deve essere. e poi sistema è un clima primaverile, fa bene. Il perché il perché vogliamo riportare sotto questa zona la gente per bene, cioè la gente privata. Infine, per la cronaca, poco da segnalare: nessun ferito per i botti. Un maxi sequestro della Guardia di Finanza a Isernia e un'operazione antidroga, sempre della finanza, che ha effettuato una serie di posti di blocco proprio nell'intento di stroncare il traffico degli stupefacenti lungo l'asse Napoli-Pescara. Le fiamme gialle hanno sequestrato 100 grammi di droga, tra cocaina e hashish, e hanno segnalato alla prefettura otto giovani assuntori. Un pusher campano è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Gli stupefacenti sottoposti a sequestro erano destinati alle piazze Molisane e Abruzzesi. Una festa antichissima, forse una delle più antiche della nostra regione, quella con la quale a gamba tesa si vive la notte di San Silvestro all'insegna delle filastrocche. In rima, le cosiddette maitunate dell'allegria della musica. Del divertimento, un divertimento che comincia in paese eh, nel primo pomeriggio del 31 dicembre e che si protrae fino alla sera del primo gennaio. Allora eh, tuffiamoci in questa particolarissima atmosfera insieme a Giuseppe Carriera. Capodanno Gambatesano numero 316 e prosegue. Siamo nella notte tra il 31 dicembre 2015 e il 1 gennaio 2016. Sono circa le 3 del mattino e come vedete c'è ovviamente gran fermento ancora in paese. Per un capodanno storico del Molise che praticamente continua per quasi due giorni. Tutto parte al pomeriggio del 31 dicembre verso le 16.30 quando viene acceso il falò del Capodanno. Poi la benedizione delle squadre appunto in chiesa e con le mani maitunate che vengono portate in tutte le case già dalla prima serata. Il eh, Mega Raduno in piazza, in piazza davanti al municipio con una maxi quadriglia, i fuochi d'artificio, ovviamente tante maitunate e eh, anche tanta musica da ballare e poi si ritorna ancora a percorrere vicoli, piazze, strade e soprattutto a recarsi a casa di tanti malcapitati che simpaticamente però accolgono le varie squadre e ascoltano le maitunate. Tutto questo accade a Gambatesa da 316 anni. Almeno da quanto dicono alcune fonti storiche eh, che sono state appunto eh, rinvenute e catalogate negli ultimi tempi, tutto questo accade anche nel pomeriggio del eh, primo gennaio eh, fino alla sera appunto del primo giorno dell'anno con l'esibizione delle squadre sul palco e ovviamente anche con la premiazione del miglior cantoro e della migliore squadra. Ma vediamo subito appunto alcune delle immagini che hanno caratterizzato questo capodanno in piazza a Gambatesa e soprattutto ascoltiamo a anche le voci del presidente dell'associazione Imaitunat di Gambatesa, appunto Giovanni Carozza, e del sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese. È una tradizione antica, ma la parola antica non rende onore al fatto che è una tradizione, è una tradizione viva, sempre più viva e sempre più partecipata dalla gente e attira sempre più persone dall'esterno. I gambatesani all'estero ritornano tutti, proprio perché... È antica sì, ma è attuale e moderna sempre. Il semestre è fondamentalmente la notte delle mai un modo allegro, simpatico per salutare l'anno che è passato e per augurare buon anno a tutti ed iniziare il nuovo anno. Un evento capace di attrarre gente e di creare quindi sviluppo in termini turistici. Lasciamo la pagina dei festeggiamenti della notte di San Silvestro e del primo dell'anno e parliamo di politica con il ritorno a breve in Consiglio regionale al quale si sta preparando Massimiliano Scarabeo dopo che il giudice ha revocato la misura dell'obbligo di dimora. Lo ha intervistato Enzo di Gaetano. Presenziano Masserie Cardigli è qui che Massimiliano Scarabeo ha trascorso sei mesi a un passo dal Molise ma non nel Molise. Oggi è finito un incubo, un incubo che ha segnato la sua vita per sei mesi, sei mesi che sono serviti a cosa, Scarabeo? Ah, sei mesi a riflettere, insomma, a ritrovare anche in parte me stesso, ad avere un rapporto anche molto più intenso con i cittadini e gli amministrati. È chiaro che sono stati dei mesi terribili che non auguro a nessuno, vissuti anche con profonda difficoltà e amarezza nello stesso tempo, ma vissuti con difficoltà soprattutto da parte della, della mia famiglia, insomma l'integrità, l'unità familiare. Così, messa, messa a duro repentaglio, sono emersi dei valori che hanno fortificato la convinzione in noi stessi di continuare ad andare avanti e sono stati loro soprattutto a convincermi a continuare a fare politica in maniera più determinata. Ecco, Massimiliano Scarabeo, nonostante questo incidente di percorso, perché è un incidente di percorso è a tutti. Può capitare un incidente, specialmente nel suo caso, poi insomma, un incidente assolutamente imprevedibile. Come inizia il suo 2016? Ah, inizia soprattutto con profonda fiducia nella magistratura, negli organi inquirenti, anche se eh, dover nascondere l'amarezza di un provvedimento che a mio modesto avviso risulta essere alquanto esagerato mi pone nelle, nelle condizioni di essere ancora di più riflessivo. Sicuramente continuerò ad essere laborioso nell'interesse esclusivo di questa regione, degli, degli, degli amministrati, cercando di essere ancora più presente, riportando le stanze appunto dei, eh, dei cittadini e del territorio che rappresento. Però c'è una riflessione da fare, sei mesi in cui nessuno è riuscito a occupare la politica, insomma è quella che... È. Eh, qualcuno si aspettava magari che il suo spazio fosse occupato, non è successo, insomma è rimasto il vuoto che ora Scarabello torna ad occupare in politica, nel partito. Ma nel partito intanto sono stato eletto consigliere regionale, primo eletto del partito in provincia di Sernia e primo eletto del partito in regione in termini percentuali, credo che siano dei dati significativi questi. Credo che l'azione amministrativa messa in campo in questi mesi sia stata un'azione amministrativa responsabile che ha prodotto dei risultati, dei risultati che si stanno toccando con mano in un momento drammatico non solamente per la nostra regione ma per l'intera penisola e ritorno ad essere ancora più convinto di proseguire verso quella strada di disponibilità e di servizio verso la gente. Non è abbattuto, anzi, si è ricaricato in questi sei mesi. Sì, abbattuto no, insomma, caratterialmente cerco, cerco di reggere tra, tra le mille difficoltà. Ripeto, è una misura, è un'azione che non auguro a nessuno, neanche al peggior uh, avversario. Ma mm, ho la coscienza a posto, credo di poter dare ancora molto in politica e di poter dare soprattutto tanto a questa regione. Ce l'ha con qualcuno Massimiliano Scarabeo? Ma non ce l'ho con nessuno, tanto credo che chi ha voluto capire ha capito. Eh, ringraziante Dio, insomma, la gente ha gli occhi per guardare, le orecchie per ascoltare. E eh, eh, non è chiaro solamente al sottoscritto, ma credo che l'azione la, sia chiara un po' a tutti. E adesso parliamo del bilancio della Polizia Postale in Molise che ha messo nel mirino i reati più frequenti commessi sulla rete, ce ne parla in questo servizio Chiara Pallante. Dieci persone denunciate per adescamento di minori online, produzione, diffusione e vendita di materiale pedopornografico. Centinaia di siti web monitorati, 44 inseriti nella blacklist, sono alcuni numeri dell'attività svolta nel 2015 dalla Polizia Postale del Molise. Gli agenti hanno anche scoperto quasi 400 truffe online e 18 estorsioni a sfondo sessuale. Il contrasto alla pedopornografia online, hanno spiegato dalla Questura di Campobasso, si è esteso a tutte le piattaforme della rete, concentrandosi in particolare su quelle maggiormente a rischio per le vittime, ovvero i social network. In questo ambito sono state sei le denunce ricevute dalla polizia per un fenomeno che gli investigatori definiscono in aumento e il web si conferma un nuovo territorio per reati di ogni tipo. In forte espansione anche la clonazione di dati, di carte di credito e post-pay. Anche in questo campo il 2015 ha fatto segnare un aumento di casi. Conti azzerati e carte clonate soprattutto da hacker dei paesi dell'est europeo, che si avvalgono anche della presenza di talpe nei siti di grandi aziende di commercio online e nel settore dei viaggi e del turismo. Insomma, Internet, uno strumento che ha cambiato la vita di tutti noi, è anche un mondo parallelo, frequentato da ladri e truffatori, proprio come avviene nella vita di tutti i giorni. È tempo di calendari, come accade in questo. Questa occasione con l'arrivo del nuovo anno, il 2016, quello solidale della Croce Rossa è stato presentato a Campobasso, ce ne parla in questo servizio Tonino Danese. Un'attività al servizio della gente, quella della Croce Rossa, preziosa e costante. Il calendario solidale 2016 ricco di foto presentato al Comune di Campobasso è un riassunto mese per mese di quanto hanno realizzato tutti i volontari del Comitato Provinciale della Croce Rossa. Nell'attività di 118, ma anche i trasporti, in quella sociosanitaria, che quest'anno abbiamo veramente realizzato progetti con il centro di salute mentale di Termoli con la cooperativa Nardacchione di Casa Calenda, con la cooperativa Diversamente che opera presso il centro diurno eh, di Termoli. Sono stati progetti di protezione civile, progetti di inclusione sociale, di storia che hanno visto i ragazzi partecipare in eh, attività, quale la realizzazione di una mostra che eh, il Consiglio regionale eh, ci ha permesso di poterla esporre il 24 di maggio al Teatro Savoia e i ragazzi hanno visitato musei e caserme eh, particolari come la caserma di, dei sommergibilisti di Taranto in occasione della prima guerra mondiale il sommergibile venne impiegato per la prima volta un percorso di storia e di geologia di geologia perché siamo, siamo stati anche all'osservatorio vesuviano di Napoli un calendario con dedica particolare a 12 ragazzi ogni mese è stato de dedicato a un, a un ragazzo dell'associazione Le Onde con un suo disegno e con una sua forte emozione. Con il ricavato della vendita del calendario, ha spiegato il Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Campobasso Giuseppe Alabastro, si sosterrà un progetto per l'Associazione Le Onde del Capoluogo. Il 3 gennaio saremo in piazza e presso tutte le sedi di Croce Rossa della provincia, che oggi ne sono 18, verrà venduto il nostro calendario. Andiamo ora a Pozzilli dove c'è stata la prima rassegna dei presepi. Raccoglie questa iniziativa Opere che arrivano da diverse regioni italiane. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Chi ama i presepi non può di certo lasciarsi sfuggire l'occasione offerta dalle parrocchie di Pozzilli, di Santa Maria Oliveto e dalla comunità dei missionari oblati di Maria Immacolata. In località Casabucci, in quella che in paese chiamano la chiesa vecchia, ne sono stati allestiti una ventina. Provengono da diverse parti d'Italia e ognuno presenta delle peculiarità. C'è quello che colpisce per i materiali impiegati o per le sue dimensioni e c'è quello che richiama temi d'attualità, su tutti quello dell'accoglienza dei migranti. Ma tutti hanno una caratteristica comune, la bellezza, frutto dell'impegno profuso da coloro che li hanno pensati e realizzati. Questa rassegna presepistica vuole presentare i modi diversi di realizzare un presepio. L'iniziativa è stata possibile farla perché... Molti amici del presepio, che appartengono a un'associazione nazionale che si chiama appunto Amici del Presepio, hanno contribuito in questo. Ci sono molti presepi che vengono dall'Abruzzo, in particolare da Vezzano, da Tessa, provincia di Chieti, da Penne, in provincia di Pescara e anche da Lanciano, in provincia di Chieti. Poi ci sono altri presepi provenienti dalla Puglia, in particolare da Trani. Molti altri dello stile napoletano vengono da Bairano dove erano scalo. E poi ce ne sono alcuni particolari che realizzano e presentano anche l'attualità di oggi, come uno che ricorda tutta la questione dei migranti, dei barconi dei migranti. Poi ho intitolato una sezione chiamandola Presepi in ogni modo, la raffigurazione della Natività ovunque, su piccole pietre o su un quadro o anche nelle icone bizantine di... Di una volta. Vale dunque la pena fare un salto a Pozzelli sia in questi giorni di festa sia dopo. La prima rassegna presepistica resterà infatti aperta al pubblico fino ai primi di febbraio. Vi invito tutti a venire a, come dire, a frequentare, a vedere e a ammirare questi presepi perché la rassegna è aperta fino al 2 febbraio, normalmente al pomeriggio dalle 18.30 alle 20. Andiamo alla Rino, ora dopo i lavori di restauro, dopo quasi cinque anni, torna a riaprire il cinema teatro Risorgimento, chiuso per motivi di sicurezza. I lavori sono quasi finiti, e lo ha annunciato l'assessore comunale Palmieri, il servizio di Fabrizio Occhionero. Siamo con l'assessore comunale lavori pubblici di Larino Michele Palmieri. Ci sono importanti novità per quanto riguarda il Cinema Teatro Risorgimento di Larino, chiuso da quasi cinque anni per motivi di sicurezza. Di cosa si tratta? Sì, importantissime novità. Uh, dopo aver ottenuto il finanziamento regionale di circa 75 mila euro abbiamo terminato i lavori. Adesso si tratta di aspettare solo i pareri positivi, mi auguro e spero, con le verifiche dei vigili del fuoco per poi passare alla riapertura del, del, di un cinema teatro risorgimento molto importante per l'intera comunità e per tutto il territorio. Quando è prevista questa riapertura? Eh, se la tabella di marcia va come abbiamo stabilito, credo che per la fine di, di gennaio ci sarà proprio una, una riapertura, un'inaugurazione per poi dar via anche l'attività. C'è già un'associazione una centro storico che ci proporrà un, una serata teatrale nel Cinema Teatro e Risorgimento. Questo cosa significa, cosa rappresenta per l'intero territorio? È un, molto importante, molto sentito perché il cinema di Larino per l'intero territorio era un punto di riferimento culturale, anche per Larino stesso e per la comunità è una riapertura molto sentita e noi abbiamo fatto il possibile o forse l'impossibile affinché questo si, si avverasse e si riaprisse. È successo al primo memorial maestro Franco Di Rienzo organizzato dall'Osservatorio dei Bisogni Sociali a Boiano, l'evento è inserito nel cartellone di Natale in Solidarietà, il servizio di Tonino Danese. Era una persona speciale che amava la musica e la vita girava il mondo dove con la sua arte raccoglieva successi e applausi, ma il maestro Franco Di Rienzo se n'è andato troppo presto lasciando un vuoto incolmabile tra amici e parenti, gli stessi che hanno organizzato in suo onore il primo memorial Maestro Franco Di Rienzo nell'antica cattedrale di Boiano, in tanti hanno voluto assistere al concerto di Lorenzo Spina, Daniele Buccio e Simone Sala che con la loro musica hanno ricordato Franco. Con Franco ho avuto la possibilità di fare 100 concerti e c'è stato un periodo di 6-7 anni in cui abbiamo lavorato insieme, io ero una specie di manager tra virgolette e abbiamo fondato un gruppo insieme e abbiamo girato il mondo. Quindi oltre al fatto ecco, umano c'è anche il fatto professionale. Con Franco abbiamo, abbiamo costituito anche delle scuole di musica. Insieme abbiamo fatto la, scuola qui, la prima scuola privata a Boiano, la Mozart, e in più abbiamo dato la possibilità di creare la scuola civica comunale. Il primo a esibirsi, Lorenzo Spina, cresciuto musicalmente proprio sotto la direzione del maestro Franco Di Rienzo. Franco è stato il mio insegnante, era un grande didatta, era un grande musicista. Abbiamo voluto eh, suonare per lui dei brani che in qualche modo eh, ricordassero la sua figura e che, che rendessero anche eh, diciamo, eh, un omaggio a, a lui. Eh, abbiamo suonato un'Elegia di Busoni che è un brano molto lento, molto meditativo per il pianoforte e poi abbiamo suonato dei brani di, del compositore francese Cochlain, che è un compositore che ha scritto molta musica per flauto e, e Franco era, era un flautista. Al pianoforte Simone Sala, che tante volte nella sua carriera musicale si è confrontato proprio con il maestro di Rienzo Beh, è una emozione un po' velata di nostalgia ovviamente perché la musica è così, ti racconta lo stato d'animo degli esseri umani e il nostro stato d'animo stasera è da una parte un po' nostalgico perché eh, quando una persona viene a mancare allora ti rendi conto veramente di qual era il suo peso no? all'interno di una comunità, però dall'altra parte eh, c'è sempre appunto questo grande riscatto che la musica offre a tutti e questo grande contenitore in cui possiamo mettere le nostre nostalgie, le nostre difficoltà, ma anche le nostre gioie e le nostre emozioni e quindi grazie Franco per la musica che ci hai dato e ora tocca a noi farla per lui e quindi speriamo che l'apprezzi. Ed è tutto per questa edizione del 1 gennaio 2016. Tutti noi di Telemolise vi rinnoviamo l'augurio di trascorrere in serenità e in famiglia, in pace, un tranquillo e un buon 2016. Grazie ancora per essere stati con noi e di nuovo auguri.